Telemater, in stretta collaborazione con i canali cattolici di Telepace e TV 2000, vi porta ora i migliori programmi del Papa Francesco in Vaticano, le informazioni dall'Italia e dal mondo e i più recenti programmi di catechesi e formazione teologica e spirituale della nostra Chiesa Cattolica Italiana. Telemater. Cari amici del Queens, benvenuti al programma Telemater Queens, la televisione cattolica italiana d'America. Io sono Nicola Signorello, direttore del Telemater Queens, e con me il padre Volta Tolanotto, direttore spirituale di Telemater. Invitiamo tutti gli italiani del Queens a seguire i nuovi programmi di Telemater sul canale 56 della Time Warner Cable, Queens Public Television, che andranno in onda ogni lunedì alle 10 del mattino e verranno ripetuti alle 11:30 del mattino di martedì. Invitiamo tutti gli italiani a spargere la voce e di farci compagnia ogni lunedì e martedì mattina qui al Queens Public Television per canale 56 di Time Warner Cable. Carissimi amici, benvenuti ai programmi di Telemater. Cari amici di Telemater, benvenuti a un altro appuntamento in giro per il Queens. Oggi ci troviamo nella parrocchia di Santa Margherita in Mellow Village, Queens, il cui parroco è il Monsignore Steven Agugia, che voglio presentarlo e dargli il benvenuto nei nostri programmi di oggi. Monsignore, benvenuto. Grazie tante. Prima di parlarci della sua parrocchia, ci può parlare brevemente di Padre Agugia? Chi è Padre Agugia? Da quale parte dell'Italia viene? Dove ha studiato? Dove ha fatto il seminarista? Principalmente un'altra cosa molto importante, quando ha sentito la chiamata del Signore al sacerdozio? Io sono nato qui a New York, però i miei sono venuti da Piemonte, tutti i miei nonni sono nati in Piemonte. E anche i miei genitori sono nati qua in America. Ho studiato l'italiano da high school e poi nell'università e poi ho vissuto a Roma 2 anni a studiare il diritto canonico, quindi il mio italiano è migliorato là e poi sono stato sempre nelle parrocchie italiane, quindi ho usato. Papà e mamma parlavano italiano con lei? In piemontese. In piemontese. Non in italiano, sì. In piemontese. E quindi ho sentito l'italiano da piccolo. E in quale parrocchia ha lavorato? Io la prima parrocchia era la Madonna di Miracoli a Canarsie in Brooklyn, dove c'era tanta gente di Alcamo in Sicilia. Poi dopo questa prima parrocchia sono andato a studiare a Roma e poi sono tornato e lavoravo per il vescovo nella curia e poi sono venuto qua a questa parrocchia di Santa Margherita e sono il parroco qua ma continuo a lavorare per il vescovo nel tribunale della diocesi. Ecco, questo ne parleremo dopo. Sì. Benissimo. Importante, qual è stata la sua chiamata? Quando? C'era la nonna e il papà che l'hanno invogliato, l'hanno... La fede era sempre una cosa importante nella mia famiglia. Andavamo sempre alla messa come famiglia di domenica, i miei nonni, i genitori, tutti. Però dopo l'università ho lavorato un po' per mio padre, più o meno 5 anni. Che faceva? Lui era agente di viaggio e faceva agente di viaggio. Come me? Quindi potevo viaggiare un po'. Ecco, bravo. Sì. Poi dopo 5-6 anni mio padre cominciava a pensare di andare in pensione e quindi ho dovuto pensare un po' al mio futuro. E poi questa chiamata che, dire la verità, ho sentito prima, ma l'ho messo a parte, è tornato. E quindi
ho deciso di chiedere un po' ai sacerdoti nella mia parrocchia qualche domanda, idee che avevo e poi ho deciso di cominciare al seminario e di cominciare la mia via al sacerdozio. Quale seminario hai studiato? Io ho studiato alla Immaculate Conception Seminary in Huntington, mm-hmm. Long Island. Sì. E poi dopo 5 anni là sono andato a Canarsie. Benissimo. Sì. Benissimo. I suoi genitori sono ancora vivi? Mia mamma è morta nel 95. Mio padre vive ancora, ma adesso sta nella Ozenham Hall, casa di riposo. Sì, sì. Sì. Benissimo. E così abbiamo conosciuto un po' la vita di Monsignore Augugia. Ora parliamo un po' di questa parrocchia di Santa Margherita. Quando è stata costruita? Ci ricorda? La parrocchia era fondata 155 anni fa. Mm. Una delle prime parrocchie di Queens, veramente. La parrocchia era fondata dai migranti tedeschi. Era una parrocchia tedesca. Infatti la scuola che ha cominciato 5 anni dopo la fondazione della parrocchia, c'erano delle suore domenicane, mm-hmm. che hanno insegnato le prime classi nella scuola in lingua tedesca. Immagina. Sì, erano tutti tedeschi. Infatti la parrocchia era nominata per Santa Margherita, perché era una patrona dei contadini tedeschi e quindi hanno voluto onorare questa santa. Noi siamo 155 anni dopo e abbiamo la terza chiesa. C'erano due chiese prima di questa. La prima chiesa ho detto che era 20 per 50, era piccolissima. Erano soltanto 75 famiglie forse. Sì, è fatta di legno, no, perché questa era la campagna, esatto, a quell'epoca. Sì. Infatti mi dica un po', quante famiglie avete ora in ora, questa parrocchia? Più di 1500. 1500 famiglie? Più o meno. E quale nazionalità? Ah, è cambiato, ci sono ancora tedeschi che sono famiglie vecchie della parrocchia, sì. Ma adesso la parrocchia è considerata una parrocchia italiana perché ci sono tanti italiani e abbiamo ancora una messa in italiano ogni domenica alle 9, ma ci sono anche tanti polacchi e irlandesi adesso. Esatto, esatto. Gli italiani, parlavamo degli italiani, questo è un programma per gli italiani del Queens, che cosa fanno qui in questa chiesa? Quali sono le loro funzioni, i servizi che danno? Beh, sono una parte grande della... integrale della parrocchia. Sì, sono parte della famiglia parrocchiale adesso, non è una comunità a parte, mm-hmm. fanno parte della comunità intera. Fanno tutto, c'è un coro italiano, ci sono ministri eucaristici, eccetera, fanno tutto, fanno parte della parrocchia intera. Mm-hmm. C'è un'associazione cattolica italiana, sì. chiamata l'Associazione Cattolica Italiana, che ogni anno, mi sembra che festeggiano San Padre Pio, è vero? C'è una grande festa. Sì, ci sono tanti devoti a San Pio qua, infatti facciamo questo gruppo di preghiera di Padre Pio, ma insieme con il gruppo di la chiesa vicina, sì, San Pancrazio. San Pancrazio. I soci sono membri qua e là e quindi facciamo tante cose per onorare San Pio insieme. Infatti ogni anno c'è una bellissima processione che inizia da San Pancras, esatto. e gira in tutte le strade del Middle Village, se non sbaglio, Glendale, Ridgewood, sì. Esatto. Sì, è una grande festa che ogni anno facciamo parte anche noi. Tutti coloro che sono devoti a Padre Pio continuamente a pregare e cantare durante questa processione. Ed è una bella esperienza perché la chiesa di San Pancrazio è abbastanza grande, ma è piena quel sì, giorno. Sì. Sì. Beh, io avevo il piacere di incontrare il presidente dell'Associazione Cattolica,
come si chiama? Francesca. Francesca Ferraro. Ferraro, sì, che sì. Conosco molto bene, però non l'ho potuto rintracciare per venire qua oggi e fare delle chiacchieratine, delle interviste con lei. Però cercheremo un'altra volta di venire e parlare anche con lei, magari con tutti i membri dell'Azione Cattolica, sarebbe che è importante bello. Far conoscere sì. ai nostri amici del Queens che cosa fa Saint Pancrazia alle vie di, come si chiama, Santa Margherita, quello che volevo dire, Santa Margherita, che è molto importante, che noi siamo devoti naturalmente a Santa Margherita, a Padre Pio, a tutti i santi della nostra zona. Allora, facciamo una piccola pausa e ritorneremo fra pochi minuti e parliamo con Monsignore con un argomento molto importante. Ve lo diremo dopo. Ritornate. Amici, bentornati al programma In Giro per il Queens. Insieme a Nicola Signorello ho il piacere di avere come ospite il parroco di Santa Margherita nel Queens. È il vicario del Tribunale Matrimoniale di Brooklyn and Queens. Oggi parleremo di un argomento molto interessante e importante, l'annullamento del matrimonio. Bentornato padre. Grazie. Grazie per averci ospitato nella sua parrocchia oggi. La prima domanda: che differenza c'è tra l'annullamento e il divorzio dal matrimonio? È una buona domanda, perché tante volte sono due cose che sono confuse, perché si chiamano qualche volta un annullamento nella Chiesa un divorzio cattolico, ma assolutamente posso dire che non lo è, perché c'è una differenza molto importante e molto semplice in un certo senso tra un divorzio e l'annullamento. Un divorzio è una dichiarazione civile che dice che c'era qualcosa, c'era un matrimonio, ma adesso questo matrimonio è rotto, che non c'è più il matrimonio. Ammetta che c'era un matrimonio e adesso che non c'è un matrimonio. Mm-hmm. Il problema è che la Chiesa non riconosce il diritto dello Stato di dichiarare questo, perché noi crediamo che quello che Dio ha messo insieme non possiamo separare. Quindi noi invece abbiamo un sistema per dichiarare i matrimoni nulli, se sono nulli, che vuol dire che al momento del consenso tra due persone, cioè il momento quando nasce il matrimonio, che questo consenso veramente c'era qualcosa che mancava nel consenso di una o delle due persone. E questa cosa che mancava era così importante che vuol dire che il consenso, anche se sembrava valido, non era valido. Non era veramente una cosa che ha creato un matrimonio. E quindi un annullamento è semplicemente una dichiarazione della Chiesa che un matrimonio infatti non esiste dal momento del consenso, perché il consenso non era valido. E quindi è una cosa molto diversa di un divorzio, che non dichiara che non c'era un matrimonio, ma dichiara solamente che adesso le due persone sono separate. Il Papa Francesco ha annunciato dei cambiamenti per semplificare la nullità, soprattutto rispetto ai diversi gradi di giudizio, all'introduzione di un processo breve affidato ai vescovi. Ha condensato un pochettino, ha fatto più breve? In un certo senso ha fatto il nostro lavoro più facile, in un altro senso ha fatto più difficile il nostro lavoro. Perché il Papa ha deciso di eliminare qualche passo nel processo dell'annullamento che veramente non erano necessari. Quindi, per esempio,
Alla fine di un processo, quando un giudice ha fatto una decisione, questa decisione doveva andare a un altro tribunale per avere tre giudici di vederlo e di fare la stessa sentenza. Mm-hmm. Adesso questo secondo tribunale è stato eliminato. Quindi vuol dire che la decisione del giudice, della prima sentenza del giudice, vale. E poi vuol dire, praticamente vuol dire che 2 o 3 mesi sono stati eliminati dal processo. Ecco, 2 o 3 mesi, cioè prima durava un anno forse, magari. Adesso diciamo più o meno un anno, non più di un anno. Ho capito. Sì. E perché ha fatto il Papa questa decisione? Questo l'ha fatto adesso perché ha deciso di fare questo adesso, proprio in questo punto, perché ha dichiarato questo giubileo, questo anno di misericordia. E veramente il lavoro del tribunale è un lavoro, un ministero di misericordia, perché vogliamo avere le persone in piena comunione con la Chiesa, e quindi quando c'è un secondo matrimonio o qualcosa, forse le persone non possano ricevere la comunione, sono un po' separati dalla Chiesa, dalla comunità della Chiesa, e questo è un modo di reintegrare, dare una nuova accoglienza a questa gente, alla comunità della Chiesa. Possono essere in piena comunione con la Chiesa, possono ricevere i sacramenti, eccetera. Cioè possono ricevere i sacramenti più presto o prima, così possono ritornare a ricevere il sacramento della comunione, il battesimo, portare i bambini a messa. Esatto. Una piena vita sacramentale. Ecco, cioè, che prima non potevano fare perché erano sposati così. Allora, quali giudici sono competenti a decidere l'annullamento dei matrimoni civili o religiosi? Quali sono i giudici? Quindi le decisioni civili non abbiamo niente da fare. Naturalmente. Ma quelli della Chiesa, ci sono in ogni diocesi giudici che il vescovo chiede di lavorare nei tribunali di ogni diocesi. Mm-hmm. E quindi questi giudici sono sacerdoti che hanno studiato il diritto canonico, che è la legge della Chiesa. Sì. E questi giudici lavorano in questo ministero di misericordia nella Chiesa. Un tribunale della diocesi può sentire le petizioni di ognuno che abita nella diocesi, sì, o se l'ex coniuge abitava anche in questa diocesi, ecco, o se il matrimonio è stato celebrato in questa diocesi. Cioè non possiamo andare nella diocesi di New York? No, se non c'è... soltanto di Brooklyn e Queens, esatto, dove lavora lei. Quanto siete i giudici lì nel tribunale? Noi siamo 3. 3 giudici? Sì. Ho capito. Allora, quali sono i motivi che rendono nullo il matrimonio canonico, cioè celebrato in chiesa? Quali sono? Questa è una domanda... Un pochettino lunga? Lunga e larga. Vabbè, diciamo, facciamo brevemente quello che succede. Va bene, ci sono tanti motivi. Forse non c'era una maturità nelle persone per capire bene cosa vuol dire un matrimonio cristiano nel pieno senso della parola. Forse qualcuno era forzato da entrare in un matrimonio, forse qualcuno non capiva bene le responsabilità del matrimonio o non voleva accettare queste responsabilità, e quindi ha eliminato queste responsabilità nel suo consenso. Questa è un'idea, ma l'importante è capire che quello che il tribunale fa è un processo, che vuol dire che noi dobbiamo esaminare un matrimonio. Non è solamente una questione di dare una
una petizione alla tribunale e noi facciamo sì, è annullato questo matrimonio. No, non è così. Noi dobbiamo esaminare questo matrimonio, quindi dobbiamo chiedere delle domande alle persone, la sposa, lo sposo, i testimoni che hanno conosciuto questa gente, eccetera, eccetera, per capire bene quello che è successo prima del matrimonio e al momento del consenso del matrimonio. Io mi ricordo moltissimi anni fa che c'erano delle ragazze che venivano, o ragazzi che venivano qui negli Stati Uniti, si sposavano senza aver conosciuto la ragazza, la fidanzata. Questa è una causa dell'annullamento? Può essere una delle tante. Infatti ce ne sono stati tanti che sono venuti qui in America soltanto per venire in America, lavorare in America e poi prendere la cittadinanza e poi andavano nuovamente a casa. Perché non sono matrimoni veri. Esatto, che è una cosa incredibile purtroppo. E infatti quando il matrimonio viene annullato dal tribunale ecclesiastico, la sentenza ha lo stesso effetto di quella pronunciata dall'altare civile? No, infatti i nostri tribunali non hanno niente da fare con il governo civile negli Stati Uniti. Ho capito. Quindi per questo devono avere un divorzio civile prima di venire al nostro tribunale, perché le nostre sentenze non hanno un effetto civile. Ho capito. Quindi sono due processi diversi, completamente separati. Prima di venire qui nella sua parrocchia, una signora mi ha chiesto che la figlia è in questa situazione di avere un annullamento. Non ha fatto questo annullamento, l'applicazione all'annullamento, perché non sa quanto costa. C'è una fee, c'è qualche cosa da pagare al tribunale? Se c'era qualcosa di pagare, sì. Non era tanto, era solo $1,100. Però abbiamo sempre dato dei sconti o eliminato il fee perché le situazioni della gente erano tutti diversi, ma l'abbiamo sempre fatto. Però adesso con quest'anno di misericordia il nostro vescovo di Marzio ha deciso di eliminare il prezzo per l'annullamento. Adesso non c'è niente da pagare. Se la gente vuole dare qualcosa per aiutare, perché abbiamo degli spesi naturalmente. Possono, ma non è necessario. Allora, signora carissima, dica a sua figlia, se veramente può fare l'annullamento, di continuare a fare la pratica, di parlare magari con il nostro parroco, Monsignor Aguggia, che lui l'aiuterà naturalmente. Quali sono gli effetti dell'annullamento, padre? Beh, vuol dire quando la Chiesa dichiara che un matrimonio era nullo, vuol dire che dal momento del consenso del tribunale delle due persone esatto. Non esisteva un matrimonio, quindi vuol dire che la persona è adesso libera a sposarsi nella Chiesa con un'altra persona. Non c'è un tempo? No. Stabilito, no, tre mesi, un mese, decisione, il momento in cui gli dà la decisione il tribunale. La sentenza del tribunale è finale. Sì. Ho capito. Però, quali sono le conseguenze dell'annullamento rispetto ai figli? Ah, una buona domanda, perché questo è un punto di confusione per tanta gente. Non ha niente da fare con i figli. Perché? Perché i figli sono nati in un matrimonio civile, esisteva, un matrimonio civile esisteva. Vuol dire che i figli sono i figli legittimi di queste due persone. La nostra decisione non ha niente da fare con i figli. Okay. E vuol dire che noi non annulliamo una relazione tra due persone. Noi dichiariamo che il matrimonio era nullo dal momento del consenso, ma c'era naturalmente un rapporto tra queste due persone. Ci poteva essere l'amore tra queste due persone. Questo non possiamo togliere, ma
dichiariamo che al momento del consenso non c'era un matrimonio, quindi non ha niente da fare con i figli. Se c'è un annullamento, la sposa o la signora, che diventerà signorina, prenderà il suo nome. Questo è una decisione che devono fare loro, perché nella Chiesa usiamo sempre il nome originale, non usiamo i nomi cognomi. Ho capito. Quindi se vuole ritirare il suo nome, lo può fare, ma è una cosa civile, per noi non è. Non c'è niente da fare con il tribunale cattolico, esatto. Naturalmente della nostra diocesi di Brooklyn e Queens. È importante sapere. Monsignore, prima di tutto la ringrazio per essere stato con noi. Spero che queste sue risposte sono state di aiuto a moltissimi dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Se avete altre domande da fare a Monsignore Guggia, che è un nostro carissimo amico italiano, come vedete, lui ha detto che non parla italiano benissimo, altro che. Questo argomento è un argomento che interessa moltissimi di voi. Il Santo Padre ha detto di ritornare nuovamente in chiesa e questo è il punto in cui lui ha fatto le cose magari un pochettino più breve, perché molta gente non va più a ricevere la comunione, i sacramenti, non battezza i figli e questo e quell'altro. Il Santo Padre vuole questa riunione nuovamente di ritornare in chiesa e ricevere tutti i sacramenti. Se avete bisogno, non so, io sto perdendo prima che ha chiesto a lei, se avete bisogno del Monsignore potete anche chiamare, venire qui nella parrocchia e forse lui vi darà tutte le informazioni necessarie. Se poi avete qualche domanda da fare a me personalmente potete chiamare a Nicola Signorello, che è il direttore Telemater Queens, a 646-708-4760 646-708-4760 o potete mandarmi un'email a nmsignorello@gmail.com. Io ricordo che ritorneremo la prossima settimana, vi invito a partecipare, a spargere ai vostri amici e voglio ringraziare veramente a Monsignor Aguggia per il suo tempo che ci ha dato. Grazie. Padre Aguggia, grazie moltissimo. Tante grazie. Telemater, the Italian Catholic television channel, is on 24/7 for the Italians in America. For more information, go to www.telemater.org/instructions. I know a dream giver. He believes in me. I know a dream. He's fighting, he fights for me. I know the dream giver. L'avvocato del diavolo. Domande scomode per i cristiani d'oggi, a cura di padre Walter Tonelotto. Ecco, allora, benvenuta Alessandra, qual è la domanda che ci proponi oggi? Allora, oggi sono proprio diavolo, e quindi ti induco in tentazioni, perché voglio sapere se ha ancora senso oggi, nel 2015, parlare di atti impuri. La spiritualità della divina volontà. Riflessioni a cura di padre Walter, tratte dagli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta. Adamo ed Eva, il peccato non è stato mangiare la mela, quello è un'immagine o un simbolo. Il peccato fu che loro, invece di seguire quello che Dio aveva stabilito, hanno seguito quello che a loro piaceva. Cioè hanno staccato la loro volontà dalla volontà di Dio. Fioretti di Papa Francesco. Programma settimanale di Telemater sulle attività e gli insegnamenti del Papa, preparato per voi da Vittorio Capotorto. Ecologia umana. Saranno le città, piccole e grandi, a promuovere il rispetto dell'ambiente nel mondo, che innanzitutto rispetto dell'ecologia umana,
perché al centro c'è sempre l'uomo che soffre se l'ambiente in cui vive viene maltrattato. Lo ha detto Papa Francesco ad oltre 70 sindaci giunti in Vaticano da tutto il mondo. Carissimi amici, vogliamo continuare il nostro programma intitolato Cari figli. Si tratta di tutti i messaggi che la Madonna a Medjugorje ha dato, a cominciare proprio fin dall'inizio del 25 giugno 1981. The lights of Christmas, vessels of comfort and joy, it's time to remember the birth of a baby born. Sei Francesco, di professione pittore e scultore. Quest'anno mi trovo qui a New York per montare, per allestire, per la regione Basilicata, per l'APT Basilicata, l'ENIT, il Consolato e l'Arcidiocesi di New York, il presepe qui in cattedrale. Ed è come scenografia, come paesaggio, i sassi di Matera. Ci sono parti del sasso caveoso, parti del sasso varisano, vicinato, tipico vicinato dei sassi di Matera. Mentre la Natività avrà come grotta la cripta del peccato originale, che viene definita la Cappella Sistina del Mezzogiorno, all'interno della quale ci sono rappresentato e quindi dipinto gli affreschi di Maria Vergine, di San Michele Arcangelo. E quindi poi il presepe avrà circa 70 personaggi in terracotta con costumi dei contadini della Basilicata. All'interno del presepe ci saranno scene come il Maggio di Accettura, la processione della Madonna di Viggiano, la bassa musica, varie tipiche scene contadine, che il presepe si ispira molto all'arte, alla cultura contadina. I'm Abraham. I'm Michael. Angel. John Boyd. Harmony. Israel. Victory. If we could bring hope to people in the subway, then our parents walked in faith. Like we're singing and I just feel the presence of God. Sometimes that's the feeling I like. Watching. Prayer is involving God into your situation, and without His intervention, I don't think I would have made it this far. They don't have the power to make us or break us. Like, that's in God's hand. The important piece is God. And we have Him, so bring it. Thank you.
Sia lodato Gesù Cristo. Entrare sempre di più nel vivo dell'essere umano per cercare di decodificarne il mistero è un'opera interessantissima. Si potrebbe anche definire opera filosofica, in realtà è molto di più che filosofia, è sapienza. Conoscere se stessi, il mistero che è l'uomo, ma il mistero che sono io, che sei tu. Stiamo parlando dunque di realtà che ci toccano dal vivo, anche se sono realtà sulle quali raramente si riflette, travolti come si è dal vivere umano, dal caos del vivere umano. Però, come ci ricorda Agostino, è bene ogni tanto rientrare in noi stessi per ritrovare nel nostro animo, nella nostra anima, nella nostra interiorità, la verità che è già dimorante in noi. Siamo nel nostro percorso arrivati al numero 70 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica e si pone la domanda: chi dona l'anima all'uomo? L'anima spirituale non viene dai genitori, ma è creata direttamente da Dio ed è immortale. Separandosi dal corpo al momento della morte, essa non perisce. Si unirà nuovamente al corpo nel momento della risurrezione finale. Le questioni anche qui sono estremamente complesse, perché riguardano sia l'antropologia, cioè la concezione che abbiamo dell'uomo e che è rivelata dalla fede, sia anche l'escatologia, che vuol dire la fase finale, conclusiva del vivere terreno, quando trapasseremo dall'essere sulla terra, cioè essere incarnati dentro la storia, all'oltre storia e quindi nel mondo dei risorti. L'anima spirituale, ci ricorda, e non viene dai genitori. I genitori hanno dato ciò che potevano consegnare, non hanno consegnato a noi la loro personalità individuale. Il papà resta papà, quell'uomo preciso con la sua individualità, con la sua persona. La mamma resta tale e resta quella identica a se stessa, né più né meno. Non trasmettono ai figli nell'atto generativo la loro anima, cioè la loro identità personale, la loro persona in quanto tale, che rimane sempre individuale, non comunicabile, non clonabile. Trasmettono invece ciò che è di loro competenza, cioè una cellula vitale, come lo spermatozoo o l'ovulo. Queste cellule sono già predisposte da Dio per una nuova vita. Ma quanto i genitori trasmettono appunto questa cellula vitale nel processo biologico, nella logica del bios, cioè della vita, e non è sufficiente per costituire un nuovo essere umano. L'essere umano trascende il puro dato biologico e questo sarebbe utile parlarne anche tra di noi, così seduti insieme in una conversazione semplice ma anche bella e costruttiva, e renderci conto che non siamo pura materialità. Guai se l'uomo viene ridotto alla sua dimensione puramente corporea. Dell'uomo non si capirà più nulla. Non siamo animali, non siamo piante, siamo una realtà infinitamente più grande, più bella, infinita, degna appunto della genialità di Dio. Bene, l'anima, quindi questa interiorità vitale, che fa da principio vitale al nostro essere umano, viene direttamente da Dio. Il che vuol dire che nell'atto del concepimento non c'è soltanto un padre e una madre, quindi due sposi, si spera che siano sposi, magari anche con il sigillo sacramentale, ma c'è sempre Dio in azione, nell'atto creativo, mediante il suo verbo. Cioè il Figlio di Dio è lì presente che crea l'essere umano, così come è stato creato il primo uomo, la prima donna, con la stessa identica potenza generativa di vita umana, che riproduce l'immagine e somiglianza di Dio, dunque non per una riproduzione ormai standardizzata, è una realtà creata lì sul momento. Dio interviene come creazione e allora siamo ancora di più immagine e somiglianza di Dio, nuova in assoluto,
Dio non fa nessuna realtà umana, non la crea in copia, la crea sempre unica e irrepetibile, fosse anche un gemello, una gemella, è tutto una persona distinta, differenziata, appunto grazie a questa realtà soggettiva, cioè del soggetto, che è la persona umana, nel suo essere interiorità, spiritualità, nel suo essere anima. Ebbene, tra la corporeità e l'essere non corporeo c'è una unità fondamentale, per cui io posso e debbo dire: io sono corporeità e io uso la mia corporeità nella sua possibilità di essere valorizzato come risorsa fisica. Posso anche sostenere questo libro che ho in mano, lo sfoglio, attraverso la mia forza fisica. Corro in bicicletta con la forza fisica, sì, ma non sono i piedi che corrono, è il mio essere soggetto, sono io che corro attraverso appunto le gambe, cioè la fisicità. C'è una unità profonda, io sono corporeità, io sono anima, cioè spirito, sono questa realtà globale, una realtà unica a dire il vero, perché le piante e gli animali sono soltanto corporeità, fisicità, materialità, gli angeli sono puro spirito, l'essere umano è così complesso che davvero è un grande mistero, il più grande mistero è l'essere umano, perché mette insieme spirito e materia, materia e spirito, nell'unità della stessa identica persona. E un'altra domanda che ci poniamo in continuità: se l'essere umano, cioè, è così costituito dall'essere corporeo, l'essere spirituale, l'essere anima, qual è la relazione che è stata posta da Dio tra l'uomo e la donna? Quindi l'essere al maschile e l'essere al femminile dell'essere umano. L'uomo e la donna sono stati creati da Dio in uguale dignità, in quanto persone umane, e nello stesso tempo in una reciproca complementarietà. Essendo maschio e femmina, Dio li ha voluti l'uno per l'altro, per una comunione di persone. Insieme sono anche chiamati a trasmettere la vita umana, formando nel matrimonio una sola carne, e a dominare la terra come amministratori di Dio. Un quadro meraviglioso. Dunque, l'uomo e la donna sono uguali? No, l'uomo maschio è maschio, la donna è femmina. Questa uguaglianza non c'è, evidentemente. Qui prevale la differenziazione. E dove sta invece l'uguaglianza? Nella dignità di persone. L'uomo femmina, l'uomo maschio, ma ora useremo il termine uomo per indicare il maschio e la donna per indicare femmina, hanno pari dignità di persone, sono due persone, non uno l'oggetto dell'altro. E questo concetto è fondamentale per l'antropologia cristiana. Dovrebbe essere per l'antropologia tout court, semplicemente anche umana. Quando l'uomo riflette sul suo essere coppia, si rende conto che l'altro, quello che dà la possibilità a te di essere completato, non è un oggetto, ma è una persona di pari dignità con te, in quanto persona, quindi soggetto relazionale. Basti che, è sufficiente insomma che scatti questa idea di fondo, che ogni realtà umana, fin dal suo primo apparire nel grembo materno, allo stato embrionale, è già persona. E questo ci impedisce di farne un oggetto, anche strumentale, da parte della scienza. Non ha senso. La persona umana non è soltanto corporeità, non è soltanto fisicità. Sulla fisicità la scienza ha il suo campo di indagine, ma sulla spiritualità, sull'essere personale, intrinsecamente considerato, la scienza deve tacere.
C'è tutta la sapienza che ha il suo campo di indagine, di rispetto, di venerazione. Le persone vanno rispettate, vanno venerate. Sono troppo importanti, sono un assoluto in sé stesso. Di qualunque, dico, razza, popolo, nazione, condizione sociale, religione, non importa. Anche la persona che viene ritenuta la più abietta è una persona. La sua forza è questa di essere una persona. Queste persone entrano anche in simbiosi, cioè possono fare vita comune, ed è il caso appunto dell'essere coppia, maschio e femmina, che sono, come dice il testo, complementari. La complementarietà è una ricchezza. Non è cioè un limite, ci può essere anche il limite, indubbiamente, ma c'è questa apertura dove di due persone si fa una sola coppia e una integra, completa l'altra. Senza l'altro uno diventa un'incompiuta, opera d'arte, certo, ma incompiuta. Insomma, la perfezione nell'essere umano sta appunto nel dittico e non nel quadro singolo. Potremmo anche inserire tante altre questioni, ma non entriamo in successive questioni che potrebbero essere affrontate. Dio li ha voluti, interessantissimo anche questo aspetto, l'uno per l'altro. Sicché si potrebbe dire anche che un marito è venuto al mondo per sua moglie e una moglie è venuta al mondo per suo marito. Da non cambiare così come avventura, è la persona umana del marito che è venuta al mondo per te. È la persona umana della moglie che è venuta al mondo per te. Se queste realtà fossero prese con estrema serietà, come meritano, io credo che la stessa preparazione al matrimonio sarebbe assai più seria, più responsabile. Non si può affrontare una vita d'insieme così allegramente, senza pensare a che cosa vuol dire l'essere uno per l'altro, anzi, uno nell'altro, nella complementarietà. E proprio perché uno nell'altro si è uno per l'altro, come allora far subentrare il divorzio, che vuol dire la spaccatura di un nuovo essere che è la coppia? Questo è un dramma e andrebbe affrontato, secondo me, molto più seriamente nella preparazione al matrimonio. C'è poi qui sottesa tutta la grande questione delle convivenze. Le convivenze perché non sono, come dire, razionalmente e tantomeno spiritualmente accoglibili, fondate, per tante ragioni? Fondamentalmente perché la convivenza non è essere uno nell'altro e vivere uno per l'altro, ma l'esperienza dice che nel fatto di essere convivenza si convive, si vive insieme, ma non uno nell'altro, non si fa coppia, insomma. E si rimane sostanzialmente dei single che non entrano nella personalità dell'altro per fare con quella persona un tutt'uno, appunto l'essere coppia. Questo è il rischio più grave, secondo me, ma potremmo anche approfondirlo, dell'essere oggi così anche culturalmente inclini alle convivenze. È un fenomeno che va esaminato e secondo me ridiscusso con serietà e con argomentazioni appropriate. L'essere del matrimonio, dice, porta alla comunione delle persone, bellissimo. Dunque il termine verso il quale muoverci è la comunione di persone, che del resto riproduce ancora una volta la grande realtà che è Dio. Dio, mistero di comunione trinitaria. E l'uomo, coppia, è chiamato a riprodurre questa vita di comunione dove non vengono azzerate le identità. Il maschio rimane maschio con la sua storia, la femmina rimane femmina con la sua storia, ma dei due si forma una nuova realtà comunionale, inseparabile, appunto per questo fedele. E insieme sono chiamati a trasmettere la vita umana,
e insomma, diciamolo pure un po' banalmente, ma non più di tanto, la vita umana non viene trasmessa da due maschi, né da due femmine. La vita passa inevitabilmente dal maschile e dal femminile. Questo nel progetto creativo. Uno potrebbe anche non credere in Dio, ma deve fare i conti con questa realtà che è indiscutibile. La vita c'è soltanto attraverso un maschio e una femmina. Questo è almeno il dato della natura. E se uno potrebbe dire, io credo nella natura. E va bene, credi nella natura. Io credo in Dio che sta all'origine della natura, meglio ancora per me che posso vedere più in profondità il mistero anche della stessa trasmissione della vita umana. E nel matrimonio, aperto appunto alla trasmissione della vita, quel matrimonio che è unità di due persone, unità comunionale, l'uomo e la donna costituiscono una sola carne. Abbiamo il libro della Genesi, al capitolo 24, ma anche ripreso da Gesù, ricordiamo Matteo 19. Un cuore solo, un'anima sola, sì, ma anche una carne sola. Vuol dire i due sono talmente tra di loro uniti in comunione da costituire una nuova realtà, l'essere coppia. E sono anche destinati a dominare la terra, cioè ad essere dominus, ad essere signori della terra, della creazione, come amministratori di Dio, i beni della terra, tutto ciò che appartiene al patrimonio della terra, non è dell'uomo. Parlare di proprietà privata è improprio, quantomeno, andrebbe discusso parecchio, perché in realtà noi non siamo proprietari di nulla, siamo degli amministratori del patrimonio che rimane di Dio. E Dio ha creato il patrimonio della terra con tutte le sue risorse non per pochi, magari speculatori. Quelli sono veri atei, non credono in Dio che ha affidato all'uomo la sua creazione. E l'ha affidata perché tutti gli uomini possono avere una dignità di persone umane, a qualunque situazione appartengano. Non è lecito a nessuno appropriarsi di qualche cosa che contrasti anzi la dignità della persona umana ridotta alla situazione di fame e di morte. Dio ha dato il suo patrimonio, che è la natura, all'umanità intera, perché l'umanità intera ne sia amministratrice. Questa è la grande forza dell'essere amministratori dei beni di Dio, dunque responsabili in prima persona e non soltanto i capi di Stato della gestione dei beni di Dio, patrimonio riservato da Dio a tutti gli uomini del presente e del futuro, non volendo in qualche modo anticipare la consumazione di questi beni per noi senza pensare anche a un prossimo e lontano futuro. Questo non è soltanto miopia, è ateismo puro. Vuol dire non riconoscere che noi siamo gli amministratori del patrimonio di Dio. A risentirci. Thank you.
Telemater, in stretta collaborazione con i canali cattolici di Telepace e TV 2000, riporta ora i migliori programmi del Papa Francesco in Vaticano, le informazioni dall'Italia e dal mondo e i più recenti programmi di catechesi e formazione teologica e spirituale della nostra Chiesa Cattolica Italiana. Telemater.